Lucuiva è la più grande delle isole Marchesi, un arcipelago situato in mezzo al Pacifico a 4 ore di volo da Papeete, la capitale della Polinesia francese. Qui sono passati grandi navigatori, artisti come Gauguin e scrittori come Jack London ed Herman Melville, che hanno contribuito a costruire un'epica formidabile intorno all'arcipelago. Per secoli gli isolani hanno praticato il cannibalismo e compiuto sacrifici umani. I loro antenati erano soliti tatuare ogni parte del loro corpo. La tradizione è andata affievolendosi nel corso degli anni, ma ancora oggi i loro tatuaggi sono studiati dagli esperti di tutto il mondo. Ciao. Moi en fait, je suis venu ici parce que j'aimerais bien pouvoir te poser des questions par rapport à mes recherches. Io faccio una ricerca di tesi dottorato in antropologia che è centrata sulle Marchesi e mi sono interessato al cosiddetto risveglio culturale e ai processi di riscoperta delle tradizioni che si sono verificati negli ultimi decenni e mi interesso anche al processo di iscrizione delle Marchesi all'UNESCO. Negli ultimi anni c'è stata un'esplosione del tatuaggio nella sfera pubblica, dove ha acquisito un'importanza cruciale. Giacomo sta studiando il lavoro di Teiki Ukena nel processo di riconoscimento dei tatuaggi marchesiani come patrimonio mondiale dell'umanità. La riscoperta del tatuaggio alle Marchesi avviene già alla fine degli anni Ottanta. Teiki compare sulla scena nell'ultimo decennio e quello che si prefigge è in realtà cercare di creare un nesso con il passato attraverso una serie di iniziative, all'inizio con pubblicazione di un dizionario per tatuatori e tatuati e poi con la fondazione di un'associazione, la pubblicazione di un film e recentemente la scuola di tatuaggio. Teiki è nato a Nuku'iva, ma ha passato più di 20 anni in giro per il mondo nei ranghi della Legione Straniera. Oggi si è dato il compito di riportare i simboli dei suoi antenati sulla pelle dei nuovi marchesiani. Il ritorno di Teiki a Nuku'iva e alle Marchesi ha rappresentato cambiamento di grande impatto perché c'è stata un'esplosione del tatuaggio tradizionale nella sfera pubblica e un senso di orgoglio e di senso di appartenenza che ha fatto in modo che le persone tornassero a essere orgogliosi dei propri tatuaggi e quindi si tatuassero. E oggi in realtà c'è un senso d'orgoglio legato proprio alle radici identitarie dei marchesiani rispetto alle loro isole. Thank you.